Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Oggi ci ritroviamo su Dissidia Final Fantasy Opera Omnia versione giapponese perché dobbiamo parlare del nuovo capitolo. Il nuovo capitolo che, come vi ho annunciato ieri nel video dove appunto abbiamo parlato del report, avrebbe introdotto un nuovo personaggio all'interno del roster del gioco, ovvero Gabranth. Gabranth, che adesso fa parte del nostro roster, è uscito nel banner, così come abbiamo predetto ieri, quindi Van con la sua Burst più la sua LD, e poi successivamente Gabranth, che però purtroppo per noi, o per chi si aspettava magari un qualcosa di diciamo di superiore nei confronti di Gabranth, si ritrova deluso perché purtroppo si ritrova a dover avere un personaggio che utilizzerà soltanto la sua arma EX Blast. Detto questo, ci sono delle novità che bisogna anche aggiungere a quelle che sono stati gli update del gioco, ovvero che è stato aggiunto il pulsante accetta tutto, così come vi ho fatto vedere ieri. Quindi adesso si può tranquillamente utilizzare l'accetta tutto, così come nella versione global, e questa è una cosa che in Giappone stavamo aspettando veramente veramente da tanto tempo. Poi successivamente è stato aggiunto, se non sbaglio, nel menu dove si possono craftare, ecco, dove si possono craftare i libri e gli ingots, un nuovo menu che adesso andremo a vedere insieme, che è a tempo limitato forse, che sarebbe questo, esatto, dove si possono vedere le nostre gemme o i nostri cristalli con le quali possiamo ottenere le sfere da dare alle armi. Come vi ho detto ieri, è stato introdotto il sistema per il crafting delle armi, infatti se io vi faccio vedere cliccando sulla sezione apposita, abbiamo a disposizione soltanto per il momento le sfere dei personaggi di questo capitolo, che sono la sfera di Lenna, la sfera di Van, la sfera di Gabranth, di Wakka, e poi chi è che c'era? Ah, e di Baltier. Quindi sfera di Locke con i cristalli azzurri, cristalli rossi Van, cristalli gialli Baltier, cristalli verdi Gabranth, cristalli verdi Gabranth, cristalli bianchi invece Lenna, e altri cristalli azzurri Wakka. Quindi abbiamo, diciamo, una sezione di sfere al momento abbastanza limitata, ma credo che questo sia normale, visto che è il nuovo sistema di crafting e quindi non abbiamo ancora la possibilità di fare chissà che cosa, però è già un buon inizio. E poi ovviamente in base ai vostri cristalli, in base anche alla sfera che vi interessa, potete tranquillamente craftare poi quello che volete. Ok, e poi ovviamente qui abbiamo lo stesso menu come al solito, dove possiamo tranquillamente craftarci o comunque elaborarci i nostri libri e i nostri ingots, come abbiamo sempre fatto. Successivamente, un'altra cosa che è stata aggiunta all'interno del gioco, queste sono piccolezze tecniche che però devo farvi vedere, è stato aggiunto nel menu di gioco un secondo menu che si può attivare o disattivare, che comprende semplicemente i suoni BGM per quanto riguardano le summon e le burst dopo la fine di esse. Quindi si può, diciamo, si possono attivare, no, le canzoni, se per meglio modo di dire, o comunque le host delle evocazioni o delle burst anche dopo che esse siano finite. Almeno credo di aver capito questo dalla traduzione, poi non so se effettivamente è così, ma magari lo proverò successivamente, poi vi farò sapere magari in live o in generale quando potremo effettivamente discuterne. Un'altra cosa che è stata aggiunta, è stato aggiunto un pulsante speciale nelle mappe. Vediamo se adesso riesco a farvelo vedere. Non so se effettivamente... Vediamo, vi provo a far vedere perché stavo iniziando a macinare il capitolo, giusto perché volevo appunto prendere il personaggio di Gabranth, visto che ancora non era uscito. Maledetto. Cioè, adesso i personaggi del capitolo si sbloccano dopo un sacco di tempo, non più come prima.
Comunque, no, ancora non è, non è, ancora non mi è spuntato. Comunque, nel momento in cui finirete il capitolo, nel momento in cui completerete il capitolo, in basso a sinistra vi apparirà un nuovo pulsante che vi permetterà di switchare i vari livelli senza dover ogni volta trovare le scale e dover fare sali e scendi tramite le scale, ma avrete il pulsantino nella parte inferiore a sinistra del vostro schermo che vi permetterà di decidere il piano dove appunto situarvi col vostro personaggio. È stato sistemato, è stato fissato specialmente il problema dei personaggi sinergici per quanto riguarda il capitolo al momento, non ancora per le coop, quindi qualora vogliate avere dei personaggi sinergici con statistiche da sinergici all'interno delle coop dovrete utilizzare l'orario giapponese, mentre invece potete utilizzare tranquillamente i personaggi sinergici tranquillamente all'interno del capitolo senza dover switchare al diciamo al tempo giapponese, quindi potete utilizzarlo tranquillamente. Detto questo, che facciamo oggi? Oggi, dato che è il capitolo nuovo, voi sapete benissimo che UGM questo mese non ne toccherò assolutamente, tranne forse in rari casi come Machina e Bash, ma Machina penso di no, almeno probabilmente non pullo, ma per Bash forse la sua LD la andrò a cercare anche a costo di spendere qualche gemma. Per quanto riguarda il resto, per me è un mese che si può tranquillamente skippare, non c'è nessuno che in realtà mi faccia così tanta gola. Chissà, forse Leon con X Plus come possa diventare, alla fine è uno pseudo tank, quindi non so, potrebbe essere utile magari in futuro, non lo so. Comunque, non credo di andarmi a pullare le gemme lì, però mai dire mai, ecco. Andiamo a pullare sul banner di Gabranth. Banner di Gabranth che contiene al suo interno la LD e la burst nuova di Van, così come vi ho annunciato ieri, sempre nel video dove abbiamo parlato del report giapponese. E abbiamo a disposizione appunto LD e burst di Van. Poi 1535 ed X sempre di Van, 1535 ed X di Baltier e poi soprattutto 1535 ed X di Gabranth. Questo per me è un buon banner, a dire la verità, perché comunque Van lo possiedo completo, ma in realtà non possiedo né Baltier, non ho né la X né di Baltier, né ovviamente del nuovo personaggio di Gabranth. Quindi andarmi a buttare questi ticket che ho accumulato qui, per me sinceramente ci stanno, ci possono stare tranquillamente. Detto questo, vi dico anche che dopo la mia clip di pull, quindi dopo il mio video pull, vi lascerò una registrazione fatta da un utente del mio Discord e del mio gruppo Telegram, uno dei fedelissimi, se così si può chiamare, ovvero Mont Blanc, che ci delizierà con i suoi pull per Gabranth, essendo il suo personaggio preferito della saga di Final Fantasy. Giustamente per lui era disposto comunque ad andare direttamente al Pity qualora ci fosse stato, nel senso della sua LD, no? Quindi magari ci fosse stato il Pity dell'LD, sarebbe andato deep per la LD di Gabranth. E ve lo praticamente attaccherò subito dopo il mio video pull. Io ovviamente vi saluterò, vi darò l'introduzione e poi farò in modo che Mont Blanc parli al posto mio. Detto questo, io direi che possiamo cominciare con i nostri ticket. Quindi ne abbiamo 56, che sono quelli che abbiamo accumulato tramite il capitolo, più quelli che abbiamo accumulato tramite le summon board di Gabranth. Quindi diciamo che abbiamo bilanciato abbastanza il conto. 50 ticket per fare comunque uno pseudo video pool ci possono anche stare. Altra 15 di Gabranth. Una 15 ovviamente la otteniamo tramite le ricompense che ci vengono date per il capitolo nuovo. Quindi ogni volta che viene introdotto un capitolo nuovo avremo la 15 CP del personaggio protagonista in questo caso, quindi già noi avevamo la sua 15 CP, questa è una seconda copia. E poi per il resto siamo abbastanza tranquilli. Non è un banner dove in realtà voglio pullare deep, ve lo dico chiaro, io pullo questi ticket, dopodiché arrivederci e grazie, come si suol dire. Anche se c'è da dire che comunque Gabranth, leggendo le sue skill e leggendo ovviamente anche le percentuali
di debuff, perché tendenzialmente stiamo parlando di un debuffer, non è malvagissimo. Anzi, io penso che addirittura sia superiore a Pain per quanto riguarda utilità e anche debuff che riesce a dare al party avversario. Quindi potrebbe essere magari... potrebbe essere, non dico un investimento, però potrebbe essere una via di mezzo, nel senso che se ti capita e lo maxi perché comunque ti manca un debuffer o ti manca comunque quel personaggio che ti faccia determinate cose all'interno del party, io penso che possa essere un investimento decente, possa essere un investimento decente. Vabbè, 35 di van che è completamente superflua. Come vi ho detto, io di van già possiedo tutto. Mi servirebbe tecnicamente l'LD e la Burst, ma avendo già Shantotto, avendo già Squall, sinceramente non so quanto mi convenga, ma soprattutto quanto mi piacerebbe costruirmi un personaggio, diciamo, da zero quasi, perché comunque dovrei fare van viola, Fenix Plus e poi Max Limit Breccare anche la LD, ma diciamo che non è un sogno, ecco, non è quello che mi aspetto. Io, se trovassi le armi di Gabrant, potrei ritenermi soddisfatto, perché fondamentalmente cerco lui, essendo comunque un discreto debuffer a mio avviso, sicuramente meglio di Pain, almeno per quanto riguarda per me le percentuali e soprattutto le cose che va a diminuire. Secondo me penso sia migliore come debuffer, proprio come idea di debuffer. Nel frattempo abbiamo sti ticket che stanno andando da schifo, perché stanno andando da schifo, letteralmente da schifo. Altri 20 per sperare in qualcosa. A me sinceramente mi andrebbe bene anche solo la LD di Van. Se devo essere onesto, la LD di Van non sarebbe da buttare via. Anche perché comunque le LD, diciamo, sono i pezzi forte dei personaggi ormai. Le LD hanno avuto un impatto clamoroso all'interno del roster dei personaggi, hanno reso tutti i personaggi più forti rispetto a prima, migliorandone tutti gli aspetti e non dando nessuna fregatura praticamente, a parte il fatto che comunque non sono afflitti da free skill, non sono afflitti da altri buff che possono in un qualche modo permettere di utilizzarle più volte. Però diciamo che tutte le LD finora uscite all'interno del gioco hanno veramente, veramente cambiato il modo proprio di giocare un personaggio. Lo hanno reso decisamente più aggressivo. Quindi assolutamente ottima come cosa. Decisamente ottima. Comunque, concludo questi ticket e poi io vi lascio ovviamente alla clip di Mont Blanc. Quindi vediamoceli insieme. Io vi saluto e vi ringrazio per essere stati con me e ci vediamo alla prossima. Tutti mogurine e mogurine, nel nuovo video questa volta andremo a pullare nel banner del capitolo 10. Il banner per i globigeri è questo qua, featuring LD di Van, Burst di Van, Gabrant, amore, belline, ciccine, criti. Allora, andremo a pullare esclusivamente per l'arma di Gabrant.
Ovviamente la cosa che cerco, quanti ticket ho a proposito, che schifo. La cosa che cerco maggiormente è ovviamente la ex di Gabrant. L'unica cosa è che l'LD di Van non mi farebbe schifo. Allora, si pulla fino alla ex di Gabrant. Se nel caso, ma tanto non sono Juju che scula, o anche quando nella vita, non lo so, cade €50 dal cielo, lui li trova, non lo so perché, mannaggia a lui. Di conseguenza pullerò fino al massimo a 75k per prendermi al Piti la ex di Gabrant. Square Enix, non la voglio la ex di Gabrant, quindi no, non me la dare, non la voglio, non la cerco, quindi non me la dare, grazie. Ok, sentito? Square, ho posto. Allora, nel caso dovessi trovare la Burst di Van, ma è impossibile come cosa, punterò all'LD al posto che la ex di Gabrant, e per i prossimi mesi punterò a prendermi la ex di Gabrant tramite i token, rinunciando ai lingotti, ai ticket, ai weapon token, ai kit. Comunque, iniziamo subito. Dai, ti prego. Un pull, uno, vai. Ovviamente, non manco ho preso la 15 di Gabra. E le orb sono tutte azzurre. E lo shaft, eccolo qua. E allora io quasi quasi mo disinstallo e vedi, vedi un po' te. Ehi, questa è Celia, Ornstein, non lo so chi sia. Oh, Ale, prima monoro, 35 di Baltir che ovviamente ho già completo al 100%. Ma no, come andiamo buona. Ma mi sa che Baltir diventerà il Madonna mia, il nuovo arancia, carote e limone. Cioè, e il fatto è che se ora sul Jap, se tu non trovi una orb dorata, che non è il pesce, è sicuro che non è l'LD. Cioè, quindi proprio. Madonna, io. Sì! Allora, facciamo altri soltanto 3 pull per cercare la 35, altrimenti me lo gioco senza 35 e lo vado a prendere solo con i Waypoint Token. Tanto ne ho 22. L'unica cosa che mi dispiace è che ne ho 22, quindi devo aspettare 5 giorni praticamente, però sarebbero delle gemme di sana. Però non mi ha fatto connetting, niente. Uiii! Questa sarà la ex di Baltier. Allora, dai, dai, su, 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 forza, forza. Bello che mi ero preparato uno schema di stronzate perché pensavo uscisse l'LD di Gabrant, ma mi sa che ci spostiamo in un altro banner a sto punto. Perché, sinceramente, non ne vale più la pena. Va bene, grazie. Meno Power Stone. Va bene. Però, cioè, no, la 15 di Gabran dovrebbe stare nel capitolo, se non sbaglio. Però, che caspita. Cioè, le mo' le 35 sono più rare delle extra, raga, non sto scherzando. Cioè, tipo io per. Come cazzo si chiama quello là? Per Dash, le ho trovato 3 ex e manco una 35, cioè, vedi. Vedi, io ti odio, devi morire in un campo di fuoco. Cioè, manco la 15 di Gabrant, no. Mannaggia la miseria, mannaggia. Beh, su, forza che chiudiamo con la ex Ivan. 35 di Van, 15 di Van, no, 15 di Baltier. Gesù,
Giuseppe e vuol Maria. Beh, è stato bello conoscervi. Ciao a tutti.